conferenza forse è una parola troppo impegnativa. Io sono qui per intrattenermi con voi qualche minuto in considerazione del tipo di evento, insomma, no? Cosa ci fa una criminologa un evento dedicato al matrimonio, addirittura proprio al paese delle meraviglie per il matrimonio, no? Al Wedding Wonderland. Beh, cosa ci fa? Ci fa in realtà un ruolo ce l'ha purtroppo questo tipo di tematica anche qui, perché ahimè la maggior parte dei crimini di cui mi sono occupata hanno riguardato proprio coppie, molto spesso coppie sposate. Questo è un evento naturalmente che sottolinea l'inizio di una storia d'amore, quantomeno il coronamento di una storia d'amore, no? Abbiamo visto fiocchi, cuori, confetti, gioia, vestiti, lustrini, crinoline varie, il bello, no? La parte più luccicante, più romantica, dove tutto sembra perfetto, dove tutto dovrebbe essere perfetto, dove tutto molto spesso però non lo è. E senza dover arrivare agli estremi, insomma, di cui spesso mi trovo ad occuparmi, siano essi delitti, siano essi casi di grave maltrattamento, siano essi problemi legati comunque alla sfera dell'abuso psicologico, che molto spesso si verifica, insomma, soprattutto all'interno delle case di moltissime, di milioni di famiglie italiane. È complesso portare qui oggi una, in qualche modo, un po' questo tipo di prospettiva, insomma, no? Perché uno vorrebbe dire, sì, ma noi siamo qua per gioire, per sognare, no? Per poter proiettarci in un futuro dove finalmente ci sarà lieto fine. Vi siete mai domandati perché nelle favole tutto finisce con "e vissero felici e contenti"? Perché probabilmente poi così felici e contenti non vivono, per cui è meglio chiuderla lì, insomma, il più in fretta possibile, una volta coronato l'amore. Il problema non è affrontare il giorno del matrimonio, perché è chiaro, no? Quello è un momento favoloso, c'è cioè il massimo della gioia, il massimo del desiderio, la voglia di iniziare un percorso insieme, la speranza che magari, anche se c'è qualche magagna nella relazione, possa in qualche modo risolversi. Parliamoci chiaro, quante donne arrivano al matrimonio che non è propriamente un momento di perfezione, insomma, no? Quante donne arrivano al matrimonio magari rendendosi conto, sperando che quel momento, quell'atto, quel gesto che in qualche modo santifica e certifica un passaggio fondamentale sani tutta una serie di problemi che magari fino a quel giorno si sono manifestati, insomma, no? Gelosia, controllo, paura, desiderio comunque di assoggettare la propria compagna. Ecco, credo sia giusto che per le donne che in qualche modo si affacciano a questo tipo di scelta, che ho fatto anch'io, per cui condivido assolutamente, certo non in maniera così diciamo romantica. Io sono arrivata a bordo di una delle mie Ducati rombante e probabilmente non sono la persona più romantica che potesse affacciarsi a questa manifestazione, però indubbiamente è molto suggestivo il panorama, tutto quello che vediamo, insomma, no? Alcune cose forse avrei potuto usarle anch'io nel mio matrimonio, ma l'aspetto più importante è che al di là della festa, al di là della scelta di coronare questo giorno anche con grossi investimenti, spesso economici, no? Proprio perché sia un giorno indimenticabile, io spero che ad essere indimenticabile sia quello che succede dopo quel giorno. E che sia indimenticabile perché è prezioso, perché è coronato dal rispetto, perché effettivamente c'è la condivisione di un progetto di vita, c'è il desiderio di affrontare insieme non solo le gioie, ma soprattutto le problematiche e i dolori, che ahimè normalmente sono ben più abbondanti delle prime. Quindi forse la mia presenza qui, e in questo ringrazio naturalmente gli organizzatori che hanno voluto che portassi in qualche modo una riflessione anche di questo tipo oggi, che può sembrare una cosa obiettivamente molto strana, quantomeno fuori luogo, in realtà probabilmente il loro desiderio era quello di far capire a tutti coloro che si affacciano a questo tipo di scelta e che vogliono progettarla nella maniera migliore, che in realtà l'investimento vero è quello che viene dopo, è quello che parte dal momento in cui viene detto quel sì, e che quel sì non ha un significato in qualche modo votato alla festa, no? Un momento, un giorno straordinario della propria vita, ma è proiettato ben più avanti, insomma. Forse la consapevolezza di questo dovrebbe spingerci anche a renderci conto che è altrettanto importante affrontare i problemi quando nasceranno, perché potrebbero nascere, ci siamo? E non è detto che una storia debba essere portata avanti inevitabilmente a qualsiasi costo. Si può anche tornare indietro, ecco, questo probabilmente nell'accezione cattolica cristiana non è esattamente un messaggio rassicurante, ma è così. Ho conosciuto troppe donne che per non affrontare la vergogna della fine di una relazione, in particolare della fine di un matrimonio, hanno continuato a subire torture di ogni tipo.
Credo che sia giusto affrontare questo tipo di scelta come tutte le altre scelte della vita. Agli errori si può porre riparo, si può tornare indietro, ci si può anche risposare, insomma, no? Perché no? Se la prima volta non funziona, perché non la seconda o la terza, chi lo può dire, insomma? Insomma, per metterla un po' più leggera, l'invito è a pesare con estrema attenzione ciò che vuol dire stare insieme, cogliere con estrema attenzione i segnali di disagio nella coppia e nella relazione e avere il coraggio, quando serve, di interrompere una storia che non funziona. Il matrimonio non migliorerà questo tipo di relazioni, anzi tenderà a peggiorarle. Ragion per cui in questo tipo di giornata l'invito è a quello, insomma, è quello che faccio sempre: riflettete, riflettete e riflettete, non nascondetevi davanti ai problemi, affrontate quello che rappresenta un problema di coppia nell'unico modo in cui può essere risolto, insieme e nel rispetto di entrambi i coniugi. Non c'è un'altra strada percorribile, non c'è uno che ha sempre ragione e l'altro per definizione ha sempre torto. In questo tipo di relazioni il rischio è altissimo, quindi liberatevene il prima possibile. Grazie. E ora però continuate a festeggiare i confetti, le spose, i veli e tutto quanto, perché sposarsi è bellissimo, una festa stupenda, bisogna assolutamente affrontarla magari anche più di una volta nella vita. Auguri.